Vi ricordo che se volete davvero che continui Colony Survival, vi basta lasciare un bel mi piace in questo momento. È molto utile. Guardate, eccolo, lo zombie che vi dicevo prima, quello che ci vogliono un sacco di colpi prima che muoia. Guardate quanti ce ne vogliono. Salve a tutti ragazzi, se non siete ancora iscritti premete il tasto iscriviti adesso e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo qui su Colony Survival in un nuovissimo episodio. Mentre preparavo questo episodio, per prepararlo intendo che praticamente ho messo le mura qui fino alla zona verde per impedire agli zombie di spawnare all'interno delle mie mura. L'unica zona che esce un pochino dalla zona verde è questa cosa qui, ma l'ho dovuta fare perché c'è il campo di grano, come potete vedere, che fuoriesce un po' dalla zona rossa. Però tutto il resto è protetto. In questo modo davvero non potranno più spawnare mostri qua dentro. Stavo pensando che siccome adesso non possono più spawnare zombie qui, le guardie che ho messo qui in questi bordi sono un pochino inutili e potrei spostarle per esempio qui, dove probabilmente ci sarà più bisogno perché c'è questa zona che è un pochino rossa, ma vedremo se spawneranno mostri oppure no, dato che comunque sta per farsi notte. In questo episodio volevo creare una stanza, una sorta di casa del popolo in cui poter far dormire i miei cittadini, perché come potete tranquillamente notare ho 35 letti e 35 coloni, non posso reclutare nessuno. Ok, adesso le guardie notturne stanno andando al lavoro, guardate quante ce ne sono già. Ho messo due guardie anche all'entrata perché prima quando spawnavano gli zombie da quella zona e da quell'altra zona là, praticamente arrivavano fino qua e un paio sono riusciti ad entrare. In questo modo se qualche zombie con poca vita rimane sopravvissuto, arriva qui e muore un'altra volta, dato che comunque sono degli zombie. Guardate com'è bella la luna, non me la ricordavo fatta così bene. E anche queste tre guardie qua secondo me posso toglierle, perché anche se spawnano degli zombie qua non possono andare da nessuna parte perché è tutto chiuso, come vedete, entro la zona rossa. Metà cubo dentro, metà cubo fuori, quindi non potrebbero spawnare all'interno se non in quella zona lì. E dovrei spostare appunto qualche guardia là perché non sono riuscito a coprire bene la zona. Il dormitorio volevo farlo qui, solo che poi sto pensando che probabilmente più avanti mi servirà più spazio per poter coltivare, quindi non so se mi convenga fare un dormitorio sotterraneo dove c'è la mia miniera, che ho cominciato a mettere dei letti qua sotto perché veramente non sapevo più dove sbatterli. Vi ricordo che se volete davvero che continui Colony Survival vi basta lasciare un bel mi piace in questo momento. Se arriviamo a 500 mi piace potrò fare un nuovo episodio di Colony Survival. Come vedete nei letti ci si può ancora camminare attraverso, quindi ho detto vabbè, saturiamo questa zona, riempiamola di letti. L'unico letto che potrebbe starci ancora è qui, ma non sarebbe simmetrico. Il fatto è che potrei fare una, dato che si può costruire all'infinito verso l'alto, potrei fare qua una zona dove alterno piani per dormire con piani per coltivare. Vediamo intanto se siamo messi bene a palle di sling. Sì, siamo messi abbastanza bene. Abbiamo cominciato anche la produzione di questo tipo di legno qua. Però ho finito il legno, ragazzi. Non ho più legno e non so come procurarmelo. Il forester adesso è lì. Quindi prima di tutto mettiamo un forester, che voglio vedere se riesco a metterlo qua. Ah, vedi, devo metterci prima la terra. Vediamo se ho la terra. Non ho ancora messo nessuno a raccogliere il ferro e il resto del materiale, perché semplicemente non ho avuto modo di farlo, ho fatto altro per preparare questo episodio. Adesso andiamo a sostituire questa sabbia con della terra in modo da avere una risorsa di legno che serve anche come combustibile per le fornaci, per fare il pane e tutte queste cose qui. Comunque dovrei riuscire a farcela, a riempire tutto questo buco. Comunque sono cominciati a spawnare degli zombie davvero più forti. Se gli zombie normali con tre colpi di sling vanno giù, ho trovato degli zombie che vanno giù in tipo 6 o 7 colpi di sling, che sono veramente tanti, e quindi devo cominciare ad ampliare la produzione. Come potete vedere 8x8 sì, si può fare, e vedete che c'è dell'erba. Tra l'altro lo zombie forte, quello che vi stavo dicendo, è con lo stesso vestito di questo qui. Sapete che gli zombie normali non hanno più la maglietta? Lo zombie, quello con più vita, ha gli occhi verdi e la maglietta verde come questo tipo qua. Che siano i vecchi forester resi zombie da qualcuno non si sa, probabilmente da altri zombie ovviamente. Allora questo qua comincerà a farci la legna e questo è positivo. Però come potete vedere può mettere solo 4 alberi alla volta in questa zona perché non è molto grossa. Noi magari se facessimo una cosa di questo tipo. Ok, come potete vedere adesso ho ingrandito questa zona.
Io adesso faccio remove area, però adesso faccio anche così. Ora dovrebbe piantare almeno 6 piante, credo, perché altrimenti con 4 piante non è che facciamo molto. Il tipo è appena stato licenziato e riassunto, la cosa più veloce di questo pianeta. Dunque, andiamo a fare questa sorta di dormitorio. Io comincio la costruzione, stavo pensando di farlo qua, in modo da avere davvero più letti, perché al momento siamo un po' a corto. E cominciamo facendo il contorno. Dato che adesso ho messo ben 3 o 4 persone a farmi la pietra, dovrei essere un attimo più tranquillo. Quindi abbiamo tutto il materiale, sia per fare la pietra, sia per fare il resto. Abbiamo tutto, abbiamo chi ci fa la pietra, chi ci fa il copper, ci manca solo il ferro. Ok, io faccio il perimetro e ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, è notte e diciamo che ce la stiamo cavando abbastanza bene. Cioè nel senso che ancora nessuno dei miei cittadini è morto, per fortuna. Quindi adesso metto un attimo di torce in questa zona un po' più buia, magari anche qua. E praticamente sto aspettando semplicemente che arrivino degli zombie per farvi vedere che la mia nuova linea di difesa, questa qua con 6 guardie all'entrata, è molto utile. Guardate, eccolo, lo zombie che vi dicevo prima, quello che ci vogliono un sacco di colpi prima che muoia. Guardate quanti ce ne vogliono, ha la maglia verde e gli occhi verdi. Poi ci sono questi qua normali che hanno ancora solo senza maglietta. E poi ce n'è un altro di questi qua forti. Poi probabilmente più cittadini avrò, più tipi di zombie arriveranno. Adesso cominciano ad arrivare davvero davvero tanti zombie. Secondo me è giunto il momento di fare quello che vi ho detto, ovvero rimuovere le guardie da qua, perché sembra che non stiano facendo assolutamente nulla, dato che adesso è tutto chiuso e qua è tranquillo. Andiamo a rimuovere. Qua le piante cominciano a crescere e ovviamente avrete notato che ancora non ho assolutamente inquadrato la zona dove c'è il nostro nuovo edificio, perché ve lo voglio far vedere tra poco. Però prima andiamo a prendere una guardia notturna e andiamo a metterne una qui. Ok, non ho spazio per prendere l'ultima guardia, ho solo lo spazio per quelle 3 che ho sostituito da là. Quindi è giunto il momento di farvi vedere la costruzione, che non è bellissima esteticamente, ma vi ricordo che siamo ancora agli inizi, quindi non abbiamo ancora tutti i materiali fighi che potremo avere in futuro. Ed eccola qui, per ora l'ho fatta a 2 piani e devo ancora riempirla con i letti. È fatta solo di pietra perché, come potete tranquillamente vedere, sono pieno di pietra adesso, meno perché è notte e non c'è nessuno che me la sta facendo. La pietra è un materiale che non scarseggia mai perché continuano a prendercela all'infinito. Ecco, io direi di partire mettendo i letti dal secondo piano e facciamo una bella fila di letti qui, riempiamo tutti i letti che abbiamo a nostra disposizione. Ci ho messo un sacco a craftarmi tutti questi letti perché, come sapete, adesso è più difficile craftarli, ci vogliono più materiali. Andiamo a prendere tutto lo spazio lasciando solo uno spazio per farli passare. Quindi oh, sono caduto, ok, aspettate. Mettiamo i letti anche qui, sempre lasciando solo uno spazio. Per il momento non c'è necessità di tutto lo spazio che abbiamo disponibile, quindi possiamo tranquillamente lasciare più spazio tra una slitta di letti e l'altra. Adesso non so perché l'ho chiamata slitta di letti, non credo si chiami così. Però abbiamo riempito di letti questa prima stanza, non ne mettiamo altri, lasciamoli abbastanza larghi, così possiamo andare a prendere l'altra guardia che ci serve. E nel frattempo sta diventando anche giorno. Riempiamo un po' di letti anche questa stanza qui, non so se ho abbastanza letti oppure no, però possiamo sempre provare a posizionare tutti quelli che ci mancano, lasciando sempre un po' di spazio tra una fila di letti e l'altra. Ok, così dovrebbe andare bene. Facciamo così, lasciamo una fila in mezzo. Ok, giriamo e mettiamo un paio di letti anche qua. Ah, non ho più letti, perfetto. Allora prendiamo questi due letti e li mettiamo simmetrici qui. Ok, abbiamo riempito di letti il nostro dormitorio, per il momento è quello che ci serviva. Poi magari più avanti, facendolo salire in altezza, possiamo metterci anche una coltivazione per piano, nel senso che essendo 13x13 al centro possiamo fare un 10x10 di coltivazioni. Io direi che per questo video adesso è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, andiamo a togliere anche queste guardie qua che, ripeto, adesso non ci servono più, e magari andiamo ad aggiungerle all'entrata principale. Detto questo, direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non siete ancora iscritti fatelo adesso, e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciaone! Ah, comunque mi sono appena accorto che siamo a 98 letti, quindi ci mancano 2 letti e siamo di nuovo a 100.